Dai, presentati da solo. Una presentazione lunga, nel senso che aspetta. Io sono, ho studiato biotecnologie, che è una cosa abbastanza simile alla biologia, e niente, in realtà adesso volevamo fare, sì, ho fatto una tesi su... Tu chi, scusa? Tu chi? Io Marianna. E ho fatto una tesi sull'uso della cocaina in sperimentazione su animali, che è un ambito un po' controverso, no? E niente, quindi adesso diamo così un po' uno sguardo a quella che è la parte un po' più appunto chimica e fisiologica della questione, che è una parte abbastanza noiosa, ci sono un sacco di formuline, però le avete viste sulle spille, sono belle, e quindi va bene. E iniziamo con un disegno di un puzzle che si sta costruendo, perché in realtà la scienza è ancora molto indietro nello studio di quello che sono gli psichedelici, gli enteogeni e gli allucinogeni. Questo perché la scienza non sa dire che cosa facciano e soprattutto non sa dire come lo facciano. Perché la scienza non ha ancora risposto alle domande che vengono a monte. La scienza non sa che cosa sia il pensiero, non sa che cosa sia la mente, non sa definire la coscienza. E questo già è un presupposto per cui poi è molto difficile fare dei discorsi sullo stato alterato di coscienza, quando è già difficile dire che cos'è la coscienza. Il secondo problema grosso è che quello che può fare la scienza, sia a livello molecolare, sia a livello comportamentale, è fare un paragone con quello che viene definito normale. E con normale è inteso quello che viene statisticamente più probabilmente ripetuto. E quindi è un paragone già molto labile di per sé definire un'esperienza alterata quando prendo una media come un'esperienza normale di pensiero. E questo è il motivo per cui la scienza non possa dire che cos'è un'esperienza psichedelica e ancora di più ovviamente che cos'è un'esperienza enteogenica, quindi dove sta insomma il contatto con il divino. La prima cosa che affrontiamo, che è già un problema abbastanza grosso nella scienza, nonostante siano parole facilmente usate, è il concetto di naturale. Naturale o non naturale, farmaci naturali o di sintesi. Spesso c'è un po' la tendenza a credere che quello che è naturale vada bene, faccia bene, quello che è di sintesi faccia male. In realtà non è così detto. Il veleno di un serpente è naturale, ma ci uccide. E per cui questa distinzione in realtà non ha nessuna previsione su quello che sono gli effetti, su come noi li percepiamo e su quanto danno può fare. Le sostanze naturali sono sostanzialmente quelle che vengono direttamente estratte da un organismo vivente, quindi direttamente estratte da una pianta, da un animale o da un fungo. Le sostanze di semisintesi sono delle sostanze che vengono estratte, già abbastanza lavorate, e vengono poi rimodificate dall'uomo. L'uomo ci fa una sintesi finale, un processo finale di lavorazione. Le sostanze di sintesi sono quelle sintetizzate in laboratorio. Ovviamente anche in questo caso sono sintetizzate a partire dai precursori, che sono ovviamente di natura organica, quindi che hanno alla loro base, hanno nella storia una parte naturale. Però una parte naturale, diciamo così, di organismi filogenicamente molto lontani da noi, o appunto per quanto riguarda la filogenesi o per quanto riguarda l'antichità della produzione della sostanza. Per cui in realtà questa è l'unica cosa che ci dice questa denominazione di farmaci. Per quanto riguarda l'aspetto più chimico, gli psichedelici si possono distinguere in due categorie, dividere in due categorie, la categoria delle trittammine e la categoria delle feniletilammine. Le trittammine comprendono la maggior parte dei farmaci psichedelici utilizzati, quindi il DMT, l'LSD e la psilocibina. Si può vedere molto bene la somiglianza, soprattutto fra il DMT e la psilocibina. L'LSD sembra molto, molto lontano, in realtà questa parte, non so se la riuscite a cogliere, che però è molto simile. Ed è la parte che poi è in comune con il nostro sistema organico, la parte che è in comune con la serotonina, quindi la parte che la rende più facilmente attiva sul nostro organismo. Le feniletilammine invece, insomma, in ambito enteogenico, includiamo solo la mescalina, hanno una struttura analoga, nel senso che sono sempre strutture carboniose con atomi di azoto, ma hanno una struttura diversa.
La struttura della molecola è molto importante perché nel momento in cui deve interagire con una parte del nostro organismo, interagire chimicamente, deve avere una conformazione per cui il nostro organismo possa leggerla. I recettori che noi abbiamo per leggere queste sostanze sono spesso così precise che riescono addirittura a valutare l'orientamento nello spazio di una molecola. Queste sono le quattro forme di LSD diversamente orientate nello spazio. Sembra difficile, ma non lo è. Qua, dove ci sono i triangolini neri pieni, vuol dire che il legame viene verso di noi, quindi esce. Dove ci sono le linee tratteggiate, il legame è dall'altra parte. Queste quattro molecole sono identiche, hanno solo questa differenza a livello di questo atomo e di quest'altro. Questo fa sì però che tre molecole siano completamente inattive e solo questa abbia una funzione biologica. Questo è il motivo per cui in realtà l'orientamento nello spazio, e quindi quando si sente anche ad esempio nel DNA ci sono le miscele racemiche, perché è presente anche nella sostanza che si assume, come due forme stereometricamente diverse, una è attiva e l'altra no. Parlavamo prima della somiglianza fra le trittamine e i nostri sistemi biologici. Questo non deve stupire. Abbiamo detto prima, sostanze naturali prese da organismi tutto sommato abbastanza vicini a noi. Una pianta abbastanza vicina nel senso che si è evoluta in tutti questi anni insieme a noi, quindi ha subito gli stessi effetti del mondo, della terra, dell'atmosfera. E quindi non è da stupirsi che tutto sommato le piante producano delle cose che tutto sommato sono abbastanza simili a quello che ci produciamo anche noi e che quindi agiscano sugli stessi sistemi più o meno che abbiamo noi. E questo è il motivo per cui questo spiega perché i farmaci a base di trittamine sono in realtà molto simili alla serotonina. La serotonina, lo sappiamo, è un neurotrasmettitore a livello cerebrale, in realtà non è presente solo nel cervello, per la maggior parte è presente nel resto dell'organismo, a livello dei vasi sanguigni e dell'intestino. Quello che si dice comunemente della serotonina, non è un'espressione troppo scientifica, ma va bene, che sopprime i comportamenti eccessivi. È stato visto che pazienti con lesioni dell'area serotoninergica avevano un comportamento disinibito, molto aggressivo, e questo ha fatto fare i primi collegamenti, perché poi la scienza va un po' così, va a tentoni ai collegamenti della serotonina con l'umore, con il comportamento sessuale, con l'aggressività. La serotonina però prende insieme tutto il sistema nervoso, proietta tutte le aree del sistema nervoso. Questa immagine anche è molto poco scientifica e molto brutta, ma è quello che un po' la scienza sta cercando di fare, quindi di evidenziare le varie zone del cervello cercando di dargli una funzione. È una cosa che ovviamente non ha molto senso, ecco, però è quello che permette di discriminare e di iniziare a fare i primi tentativi. E costituisce un po' una mappa di partenza dove puoi andare a cercare. L'LSD, proprio per questa sua somiglianza con i sistemi serotoninergici, ha delle azioni su queste stesse aree, quindi a livello degli stati affettivi, dei processi cognitivi e del sistema sensoriale. In particolare c'è questa frase molto bella che dice che l'LSD agisce sul sistema che filtra le sensazioni somatosensoriali. Quindi il nostro corpo ha delle sensazioni somatosensoriali che sono però molto ridotte rispetto alla varietà del mondo. Noi non vediamo tutti i colori, ne vediamo solo una gamma, noi non sentiamo tutti i suoni, ne sentiamo solo una parte, e questo perché il nostro cervello filtra fra tutte le informazioni possibili quelle che gli servono. L'LSD agisce su questo, agisce su questo stato percettivo, diminuendo la soglia di attivazione. Se diminuisce la soglia di attivazione vuol dire che basta meno per essere attivato. Questo è il motivo per cui i colori sembrano più colori, perché ne basta meno perché i fotorecettori vengono attivati, per cui si abbia una percezione di questo. Nonostante questa incredibile somiglianza, però noi sappiamo che gli effetti sono molto diversi, che un antidepressivo non ha lo stesso effetto dell'LSD, e che il DMT stesso, che è davvero molto molto simile, non ha gli stessi effetti, per cui vuol dire in qualche modo che in queste piccolissime parti della molecola risiede la diversità degli effetti che riescono ad avere sul nostro cervello, e questa credo che sia la parte più interessante. Il problema un po' della scienza nell'identificare questo, cioè nell'identificare come una piccola parte di una molecola sia in grado di cambiare completamente l'effetto di una sostanza presa, è un problema enorme, perché ci sono tanti livelli a cui si possono analizzare le questioni, tante complicazioni del sistema nervoso.
Innanzitutto non è vero che agiscono su un solo sistema. Noi abbiamo detto molto simile alla serotonina, agisce principalmente a livello serotoninergico, ma in realtà agisce anche a livello di altri sistemi. Attiva il sistema noradrenergico e è in grado di attivare i recettori dopaminergici. Quindi questo è un primo problema. Viene schematizzato con uno solo, in realtà il cervello è fatto di tante cose che si parlano l'una con l'altra e le sostanze agiscono su tutte queste sostanze, su tutte queste trasmissioni. Secondo problema, la serotonina, attiva la serotonina. La serotonina ha 14 sottofamiglie di recettori, quindi 14 recettori che leggono la serotonina e dicono però alle cellule dopo una cosa diversa. Per cui già qua si intuisce come il sistema sia complicato. Ho messo una tabella, non è da guardare, ma insomma riassume un po' tutti questi recettori e come in realtà questi abbiano un effetto completamente diverso. Alcuni sono eccitatori, alcuni sono recettori inibitori. Quindi la stessa sostanza, a seconda di dove va a legarsi, fa delle cose completamente diverse. E anche questo è un fattore che complica la spiegazione di come agiscono le sostanze sul cervello. Terzo problema è la localizzazione. Il cervello è grosso, fa tante cose diverse, strutturate e localizzate in aree diverse. A seconda di dove agisce la sostanza, gli effetti dove sono diversi. A seconda di dove agisce e soprattutto a seconda di dove agiscono le cellule che la serotonina, che l'LSD, che la sostanza va ad attivare. Per cui a seconda di dove si collocano gli effetti in queste aree, noi abbiamo delle percezioni diverse. Ultima cosa, gli effetti postsinaptici, per cui noi abbiamo detto la serotonina, l'LSD lega un recettore, i recettori possono essere diversi, ognuno di questi recettori però poi può fare tante cose diverse, può dire alla cellula dopo di fare delle cose molto diverse, può dire alla cellula dopo di eccitarsi, di avere una scarica elettrica e quindi di comunicare, può inibirlo, può non parlare a livello elettrico e parlare solo a livello chimico, cambiare la conformazione interna della cellula, o può addirittura andare a interagire con la trascrizione del DNA, quindi contro la parte più lenta dell'effetto. Questi sono gli effetti a lungo termine, gli effetti soprattutto persistenti nei giorni, nei mesi. Per cui a che punto siamo del puzzle? Siamo a un punto molto indietro. Quello che è stato fatto fino adesso è stato andare a tentoni. La prima domanda è stata come facciamo a identificare dove vanno a agire le sostanze, quindi perché hanno detto serotonina? Hanno detto serotonina perché vedevano che andando a bloccare i recettori per la serotonina queste sostanze non avevano più effetto. E questo si può fare o in un modo a livello molecolare, i primi studi non sono stati fatti però a livello molecolare perché i sistemi non erano abbastanza avanzati per dare queste risposte, sono stati fatti soprattutto con modelli animali.